diciamo che non è importante seguirle pedissequamente, ma quello che è fondamentale è conoscere le tendenze in generale. Per fare un esempio semplice, un po' come in cucina, gli chef propongono degli orientamenti di cucina, ma poi siamo noi che prepariamo i nostri piatti a seconda del nostro gusto. E questo vale anche per lo stile. Sempre prendere la contemporaneità, ma personalizzarli sulla base della personalità e del nostro modo di essere. Oppure posso farvi un altro esempio. Ricordo una cliente che era particolarmente eccentrica e creativa. Tra l'altro, in quel periodo la moda ovviamente suggeriva anche di essere particolarmente colorati e fantasiosi, però lei lo era, ma viveva e lavorava in un ambiente piuttosto formale. Dopo aver lavorato insieme, abbiamo individuato una linea strategica, ovvero l'abbigliamento risultava essere più minimale, mentre ci siamo molto divertite ad aggiungere dettagli, la cintura, la collana, il collier, l'orecchino. Quindi lei si sentiva se stessa, ma era molto coerente con l'ambiente in cui appunto doveva lavorare tutti i giorni e operare come professionista. Questa strategia le ha permesso di sentirsi bene con se stessa, ma anche in coerenza con l'ambiente, ovviamente, che doveva frequentare per lavoro. Quindi, piccole soluzioni per grandi risultati.